Domenico De Maio, assessore all'urbanistica Comune di Salerno. Una vetrina per Salerno a conferma dell'importanza delle trasformazioni urbane realizzate proprio in città. Sì, abbiamo il piacere di accogliere per una settimana, dal 21 al 26, la rassegna urbanistica regionale e in particolar modo dal 24 al 26, in contemporanea, il Congresso Nazionale di Urbanistica, uno degli eventi più importanti e significativi per quanto riguarda la disciplina urbanistica. Abbiamo il piacere di accogliere questa iniziativa anche perché quando ci siamo candidati 2 anni fa nel congresso di Livorno ad accogliere questa iniziativa, l'abbiamo fatto con la consapevolezza che si tratta di uno dei eventi più significativi in Italia sul tema e anche per assumere un ruolo propositivo rispetto al dibattito che si articolerà a partire da Salerno nei prossimi giorni sul tema della trasformazione urbana, partendo anche dal presupposto che Salerno ha rappresentato in questi anni sicuramente un modello, un'eccellenza sul tema specifico della trasformazione. Siamo qui per ribadirlo, ma anche per confrontarci e capire quali saranno le sfide future che dovremo affrontare, perché questo è un tema che riguarda il Paese, è da qui che si può partire per capire se ci sono opzioni di uscire dal tunnel nel quale il Paese vive dal punto di vista della crisi economica. E l'urbanistica, la trasformazione urbana, il sistema delle opere pubbliche e non solo, possono rappresentare un'opzione per uscire da questa profonda... È bene ricordare alla memoria collettiva il lavoro gigantesco fatto in questi anni che ha trasformato la città di Salerno da una realtà urbana assolutamente insignificante o dequalificata in uno dei modelli nazionali ed europei di trasformazione urbana. Ho visto degli interventi che si erano perduti nella mia memoria perfino, recupero di strutture conventuali del centro storico, edifici storici di grande bellezza, i conventi del San Nicola, del San Lorenzo, Palazzo Fruscione, più di recente, veramente un lavoro gigantesco che ha fatto di questa nostra città un laboratorio di banale per la trasformazione urbana. E la cosa straordinaria è che potete vedere opere non solo progettate ma realizzate o in corso di realizzazione. Un lavoro urbanistico fatto dal nostro comune, i nostri tecnici, i nostri uffici, l'architetto De Roberto che ho visto presente in sala, che è stata fra le protagoniste della riqualificazione urbanistica della nostra città e del lavoro urbanistico relativo al piano regolatore. È un tema decisivo per l'Italia questo, per le città, che viene affrontato nel nostro paese come tanti temi decisivi in maniera assolutamente sgangherata, approssimativa e senza senso del futuro. La trasformazione urbana è il luogo nel quale noi troviamo il punto di congiunzione dell'economia e del lavoro, dell'identità moderna di un paese e della cultura. Queste componenti devono essere attivate tutte insieme, altrimenti il tutto si traduce nella paralisi e nell'immobilismo generale. L'Italia, come sapete, sta diventando ormai un paese fuori mercato su tanti piani, da quello dell'infrastruttura, da quello dell'economia, della ricerca scientifica, ma non in tutti i settori di questo paese è chiara la consapevolezza che siamo ormai un paese pienamente in declino. La trasformazione urbana potrebbe essere uno dei canali, uno dei terreni, uno dei campi di rilancio dell'Italia, della sua economia, delle sue opportunità di lavoro, ma siamo ancora un paese che da questo punto di vista è profondamente arretrato. Guardando il disegno del nostro piano regolatore, io ho avuto la percezione dell'assurdità, della demenzialità di tutto l'impianto normativo, legislativo che riguarda la trasformazione urbana del nostro paese. Siamo un paese nel quale quello che in altri paesi moderni è semplicemente un lavoro amministrativo e politico istituzionale, definire un programma, darsi gli obiettivi, realizzarli, diventa in realtà un campo minato e un percorso sostanzialmente impedito. Se ci vogliono 20 anni, 30 anni per realizzare anche trasformazioni parziali di un territorio, è evidente che davvero non abbiamo futuro. Io mi auguro ovviamente che questa occasione di confronto ci aiuti anche a superare i problemi che oggi paralizzano la trasformazione urbana. Sarà per noi una settimana molto impegnativa perché avremo il vostro congresso, avremo quindi questi 3 giorni di dibattito, cominciamo giovedì una esercitazione di valore internazionale relativa ad una previsione di maremoto.
non cominciate i toccamenti perché non è il caso, ma diciamo c'è un'esercitazione internazionale che vede l'impegno che sei paesi d'Europa avremo delegazioni estere in relazione ad una ipotesi di reazione rispetto ad un fenomeno di tsunami, di maremoto che si possa determinare nel Mediterraneo meridionale. Avremo osservatori anche da altri paesi del mondo, dagli Stati Uniti d'America, quindi saremo iperimpegnati con l'organizzazione formale di una risposta ad un evento catastrofico come potremmo avere qui. Si parte dalla presenza, come sapete, di una catena vulcanica a 75 miglia, credo, dalla costa di Palinuro e che, diciamo, in ipotesi può riguardare con un'onda anomala, con un'onda gigantesca anche tutto il litorale della provincia di Salerno, la città di Salerno. Ci sarà materia di lavoro anche per voi, e voi so che state facendo il tifo per l'evento, ma insomma noi ci auguriamo di no. C'è un altro aspetto che mi piace sottolineare. Vedete, il tema che non affrontiamo mai è quello delle risorse. L'Italia è il paese nel quale abbiamo migliaia di elaborati, migliaia di piani regolatori teorici approvati, migliaia di progetti di trasformazione urbana, abbiamo da contare sulle dita di una mano i grandi progetti di architettura che si sono completati. Oggi più che mai non c'è un euro, non c'è un euro. La necessità di ragionare insieme fra progettazione, trasformazione e bancabilità dei progetti o sostegno finanziario ai progetti diventa essenziale se vogliamo che il lavoro di trasformazione urbana non rimanga un anelito senza conseguenze pratiche. E quindi bisogna ragionare seriamente, non solo rispetto alle ipotesi di progetti di finanza, ma anche rispetto all'uso economico del territorio, nell'ambito ovviamente di piani regolatori e di disegni urbanistici coerenti, ordinati e condivisi, ma avendo un salto di pensiero, di mentalità, di impostazione che deve essere l'Italia una vera e propria rivoluzione, altrimenti noi disegneremo tutto ma nel futuro non realizzeremo quasi niente. E abbiamo, come sapete, in modo particolare in Campania, questa difficoltà enorme nell'uso dei fondi europei, sarebbe una grande carta, una grande occasione, ma qui entriamo nella contraddizione che dicevo prima, il groviglio normativo-legislativo di competenze, perché se l'Unione Europea ti dà 2 anni di tempo per realizzare un'opera, appena il definanziamento, e tu in 2 anni non fai andare avanti neanche le carte per i pareri, è chiaro che siamo perduti. C'è un'ultima occasione. Il ciclo di finanziamenti 2014-2020, prepariamoci a intercettare questi 7 miliardi di euro che avremo nella regione Campania, i 29 miliardi di euro più altrettanti di fondi di cofinanziamento nazionale per impostare grandi programmi di trasformazione urbana. Non avremo un'altra occasione. Perduta questa occasione del ciclo 2014-2020, l'Italia dovrà fare i conti con quello che sarà diventata nel frattempo. Se un paese che è riuscito a rimanere agganciato ai grandi paesi moderni ed avanzati o un paese che si rassegna a contemplare le tracce della sua storia ma fondamentalmente ridotto a un comprimario, diciamo, sulla scena del mondo contemporaneo. C'è materia ovviamente di dibattito, di approfondimenti per tutti quanti noi e ci auguriamo che anche questa vostra scadenza di riflessione possa dare decisori politici e responsabili politici anche indicazioni su come rendere concrete queste idee che ancora in maniera straordinariamente viva attraversano il panorama culturale del nostro paese. Vista della suscettibilità economica, Piazza della Libertà, il complesso Piazza della Libertà, Crescent, Stazione Marittima, sicuramente uno di questi, il recupero del litorale salernitano fino al porto Marina d'Arechi è sicuramente uno di questi. E poi la città della giudiziaria saranno opere simbolo non della nostra città ma dell'Italia e dell'Europa. Deve, diciamo,
quadro economico, e credo che questo è un edificio abbandonato, e sostanzialmente abbiamo 15 giorni dei voli che ci consentono di rilevare tutte le anomalie e poter intervenire prontamente, anche diciamo i movimenti di terra, non solo quelli di partito.